L'elezione della commissione elettorale comunale. Elezione della commissione elettorale comunale. Chiedo al capogruppo di proporre i nomi per. La commissione elettorale comunale rappresenta anche questo un adempimento che il Consiglio Comunale deve adempiere nella seduta di insediamento, previsto dal testo unico degli enti locali. La commissione elettorale comunale ha come compiti, è prevista da un decreto del Presidente della Repubblica del 67-223, e ha compiti di tenuta e aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e alla nomina degli scrutatori nell'ambito dei procedimenti relativi sia alle consultazioni elettorali che agli istituti referendari. Per quanto riguarda le modalità, allora innanzitutto la commissione elettorale è composta dal sindaco che la presiede, che è appunto presidente di diritto e non partecipa alla votazione, e da tre consiglieri quindi effettivi e tre consiglieri. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza e si procederà alla votazione a scrutinio segreto. Ciascuno di voi consiglieri dovrà esprimere una preferenza e verrà eletto nell'ambito della commissione colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti e non inferiore a 3, quindi ciascuno dovrà praticamente preferenze. Dicevo appunto che il sindaco non prende parte alla votazione, quindi distribuiremo adesso le schede per poter dar corso prima alla votazione per la nomina dei membri effettivi e poi la seconda votazione. Dell'ultimo eletto della maggioranza ci sarebbe il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. Allora, i criteri fondamentali sono le tre. Questo è un miracolo della politica.
circolate, appunto io non ho più. Primo che entra, vincolo. Primo che entra, vincolo. Thank you.
favorevoli per la commissione.